Siamo a San Giovanni in Monte, nella sede del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, per capire in che modo un giovane che ha un'idea imprenditoriale possa trovare dei sostenitori. Alma Radio è oggi qui per raccogliere le dichiarazioni di coloro che parteciperanno alla conferenza Spin-off e Innovazione. Vediamo come funziona. Se un giovane ha in mano una laurea e anche una grande idea, AlmaCube trasforma l'idea in un'impresa di startup e affianca il giovane imprenditore per i primi 3 anni entrando in società. Ma il giovane interessato da dove può cominciare? C'è il sito dove, attraverso il quale può contattare lo staff di AlmaCube, può partecipare ad alcuni incontri proprio finalizzati ad dare un'idea di che cosa può essere il percorso di creazione di una nuova impresa. Noi li chiamiamo incontri, hanno un nome, pillole di imprenditorialità. Sono degli incontri di 3-4 ore dove c'è la prima possibilità di vedere se quello che ha in testa somiglia a un embrione di impresa. Gli spin-off perciò dell'Università di Bologna vengono così generati da docenti, dottorati, assegnisti o anche laureati che decidono di creare nuove organizzazioni per trasferire al mercato il sapere appreso all'interno dell'università. Siamo stati un'impresa incubata in AlmaCube ormai 10 anni fa, più di 10 anni fa, e sicuramente ci ha affiancata nel periodo di avviamento, quindi un luogo che dà sicurezza e ti accoglie. I risultati, diciamo, sono sicuramente interessanti, perché siamo nati nel novembre dell'anno scorso con un prototipo fondamentalmente e siamo ormai addirittura d'arrivo per avere il prodotto finito. Noi ci collocheremo a fine anno come Ready to Market, abbiamo imbarcato gli investitori di Seed e il nostro valore della società sta crescendo esponenzialmente. Lei è una startup vivente. Esatto, non avevo quattrini, ma avevo delle idee. Quindi la scuola, l'università, ti può dare queste idee per costruire il tuo futuro dei giovani.